Operazione in un luogo diverso e segna sì la festa della Repubblica, ma anche quasi una festa di rinascita, ritorniamo alla vita. Piazza Bricialdi a Terni è stata il teatro delle celebrazioni della festa della Repubblica, una scelta dettata per garantire il distanziamento anti-Covid dei partecipanti e la coesione del paese di fronte alla pandemia è stato il filo rosso che ha unito il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il discorso del Prefetto di Terni che ha parlato di un rinnovato senso di comunità e di responsabilità nei principi e valori della Costituzione. Adesso con la vaccinazione che sta andando avanti così bene c'è un bello spiraglio di luce, di ottimismo per il nostro futuro e non soltanto di Terni e provincia, ma vedo anche, grazie a Dio, di tutta Italia. Nel suo discorso ha fatto riferimento anche ai caduti di questa battaglia e al loro importante compito nel ricordarci di essere uniti nell'avanzare nel futuro. Terni e provincia hanno sofferto, sono italiani che ci hanno lasciato prematuramente e ingiustamente. Dopo i momenti simbolici delle celebrazioni, l'alza bandiera, la deposizione delle corone, è arrivata la consegna delle medaglie d'oro ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e delle onorificenze al merito della Repubblica. Tre premiati, persone che si sono contraddistinte nella lotta al Covid. Per me è un impegno assoluto a lavorare ancora di più, soprattutto per mettere la cittadinanza in sicurezza. Noi adesso stiamo iniziando la vera sfida, quella di riuscire a dare alla popolazione la maggior parte possibile di protezione.